Buonasera, benvenuti a questa presentazione di un testo che ci è particolarmente caro per diverse ragioni. Si tratta del testo di Aristotele, del De Memoria, che presentiamo nella traduzione a cura di un valente giovane studioso, Giuseppe Anastasi, a cui più tardi daremo la parola. È un'occasione per noi preziosa per diversi motivi. È un modo per parlare di questa collana editoriale, Dynamis, ma qualcosa verrà detto in seguito, quindi non mi soffermo. Una collana editoriale della ISF Press, che è una collana di studi e testi, e questa è la prima traduzione che pubblichiamo. A seguire ce ne sarà un'altra, sempre di Aristotele, il De Senso, a cura di un altro giovane studioso, e che vedrà la luce a breve, Carlo delle Donne. Ed è anche interessante sottolineare che questa traduzione è frutto di una borsa di ricerca dedicata appunto alla traduzione, che è stata, diciamo così, un esperimento che l'Istituto ha voluto fare in questo ambito. A parlare, della collana e soprattutto del libro, di Aristotele, del testo di Aristotele e della cura di Giuseppe Anastasi, abbiamo tre valentissimi studiosi, membri del comitato editoriale della collana e amici dell'istituto, il professor Bruno Centrone dell'Università di Pisa, che è qui con noi in presenza, il professor Francesco Fronterotta della Sapienza di Roma, e il professor Franco Ferrari dell'Università di Pavia. Come vedete, abbiamo mobilitato, diciamo così, i massimi studiosi del campo per quella che per noi è veramente una bella occasione. Per motivi legati anche alla ristrettezza del tempo a nostra disposizione, do subito la parola a Franco Ferrari. Seguirà l'intervento di Francesco Fronterotta, poi di Bruno Centrone qui in sala e infine di Anastasi. Prego Franco Ferrari di intervenire se riesco a aprire il microfono. Allora, grazie Fiorinda, buonasera o buon tardo pomeriggio a tutti. Spero che la mia voce si senta, mi sembra di sì. Io ho un computer di fortuna che non è il mio, quindi questo mi aveva un po' preoccupato, però alla fine sono riuscito a connettermi. Mi scuso con l'autore, cioè con Giuseppe Anastasi e con gli amici, in particolare con Fiorinda e Bruno, presenti, ma perché non sono riuscito a venire a Napoli come mi avrebbe fatto piacere e come in un primo tempo sperato. Colgo anche l'occasione per salutare Claudio Moleschini, un carissimo amico che non vedo da molto tempo e che ho visto nella parte finale del suo seminario, e quindi mi fa molto piacere di avere questa opportunità. Dunque, questo è, come diceva Fiorinda, il primo libro della componente testi della collana Dynamis, che è una collana che si intitola appunto Dynamis, il pensiero antico e la sua tradizione, studi e testi. Fino adesso erano stati pubblicati cinque studi, cioè cinque monografie, diciamo, di argomento diverso. Aristotele, Platone, Bruno Centrone ha editato gli scritti del grande Konrad Geiser, quindi erano appunto degli studi. Oggi abbiamo per la prima volta un testo, a cui ne seguirà tra breve un altro, sempre dei parva naturalia di Aristotele, il De Senso. Questo trattatello, appunto, che fa parte dei parva naturalia, non conosce oggi la prima traduzione italiana,
Ce ne sono alcune disponibili, alcune delle quali anche molto buone. Penso naturalmente a quella di Diego Lanza nel volume sugli scritti biologici di Aristotele, curato negli anni, nei primi anni 70 da Diego Lanza e Mario Vegetti, e poi ristampato recentemente nella collana dei classici del pensiero di Bompiani. Tuttavia, si tratta il contributo di Nastasi è assolutamente utile, direi addirittura fondamentale, perché né le traduzioni di Lanza né quelle, diciamo, precedenti e successive si servivano del testo edito e più affidabile, che è quello di David Block, che è uscito nel 2007, ma si sono sempre serviti del vecchio prestigiosissimo testo costituito dal grande Sir William David Ross, diciamo, nel 1955. Per cui già solo questa novità, cioè il fatto di avere a disposizione una traduzione costituita su un testo molto più affidabile, è di per sé motivo di interesse di questo lavoro. Qui si aggiunge anche il fatto che, in un certo senso, Nastasi supera, per così dire, anche la edizione di Bloch, servendosi degli studi successivi, in particolare della valorizzazione di un manoscritto berlinese, il Beroliniensis Philippicus 1507 del XV secolo, che costituisce un ramo indipendente della tradizione, che non era stato tenuto presente, se ho ben capito, da David Block, che invece Nastasi ha tenuto presente. Questo lavoro, che ha anche un merito, Fiorinda parlava della collana. Questa collana è anche dal punto di vista dell'eleganza grafica molto bella. Tra l'altro, appunto, è una cosa che io non avevo abbastanza notato. Pur avendo a casa tutti i volumi della collana e avendo anche fatto dei suggerimenti in proposito, però non l'avevo notato. È molto bella, quindi devo complimentarmi con chi è il responsabile di questo risultato. Dicevo che il lavoro di Nastasi, che è, lo dico subito, diciamo, perché merita che lo si dica, è un esempio assolutamente eccellente di scholarship, assolutamente eccellente, cioè è confortante vedere che ci sono dei giovani che sono all'inizio della loro carriera scientifica, che hanno tutti gli strumenti e le capacità e le abilità per farsi strada. E questo lavoro è un esempio di scholarship di ottimo, ottimo livello. Dicevo che il lavoro si articola in un'introduzione ampia che, come dire, contestualizza in maniera del tutto efficace il De Memoria, per esattezza il Perimnemes kai Anamnesios, all'interno della produzione aristotelica, una nota di traduzione, il testo che non è un testo critico, ma gli si avvicina, nel senso che c'è anche un apparato che è minimo, ma che è fondamentale, la traduzione, che a me sembra molto buona. Naturalmente io ho fatto un esame molto così rapido, però mi sembra una traduzione buona, efficace, le note di commento e due appendici. Una in cui vengono riprodotte le proposte di relazione tra i codici, cioè i differenti stemmata, e poi alcune note, sempre in appendice, alcune note critico-testuali. Dunque, dicevo che io dirò poche cose per due ordini di ragioni. Primo è perché non sono uno specialista degli scritti biologico-fisiologici di Aristotele, sono in un certo senso in partibus infidelium, se possiamo così dire. Lo sono molto più competenti di me Bruno Centrone e Francesco Fronterotta, che parleranno dopo. E poi perché purtroppo dovrò abbandonare questo incontro, perché ho un'analoga presentazione in una stanza qui vicino all'Università di Pavia, quindi dovrete scusarmi se poco dopo la fine del mio intervento dovrò accomiatarmi. Dunque, dicevo che l'introduzione colloca in maniera felice, secondo me,
trattatello di Aristotele nell'ambito della produzione e lo collega giustamente sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista della redazione, diciamo al De Anima, ed è giusto, probabilmente è strettamente collegato, forse successivo al De Anima, ma queste rimangono delle congetture. Fa parte, per la tradizione, dei cosiddetta parva naturalia, che non è un titolo aristotelico, ma dovuto alla tradizione, cioè quegli scritti che trattano delle facoltà psichiche, la sensazione, la memoria, la reminiscenza, nel loro rapporto con gli organi corporei, un aspetto che il De Anima non aveva particolarmente valorizzato e che viene invece opportunamente valorizzato da questi scritti. La memoria è, secondo Aristotele, un processo appunto psicofisico, mentre la reminiscenza è un procedimento di tipo deduttivo, un sullogismos ti viene chiamato. E Nastasi nel suo commento, ma anche nell'introduzione, fa vedere la differenza tra queste due componenti, diciamo, delle due funzioni o attività, cioè quella della memoria e quella della reminiscenza. Anche Nastasi osserva, io credo giustamente, che le due parti presentano una certa polemica o perlomeno componente, diciamo, polemica nei confronti di Platone, per esempio il fatto che Aristotele sostenga che la memoria non concerne gli intellegibili o se concerne gli intellegibili è un po' catassum bebè cos, in realtà non concerne in se stessa gli intellegibili, che è invece probabilmente una tesi platonica, almeno se noi prestiamo fede a ciò che si dice nel Fedro. Ancora più netto, e qui lo fa vedere bene Nastasi, è la componente polemica nei confronti dell'anamnesis, cioè della reminiscenza, e qui è probabile che in effetti Aristotele, come dire, proceda in una maniera di polemica forse più velata, ma certamente di polemica nei confronti di Platone. Ecco, qui ho l'unica ragione di parziale dissenso rispetto a ciò che scrive Nastasi, si riferisce a un aspetto certamente non centrale del suo lavoro, perché non si riferisce ad Aristotele, ma si riferisce a Platone. Cioè, Nastasi tende a concepire o a interpretare, sia pure in forma, naturalmente, ripeto, Nastasi lambisce questo tema, non è il centro del suo lavoro, lambisce, però è certamente un aspetto centrale. Interpreta molto alla lettera la concezione platonica dell'anamnesis, cioè interpreta l'anamnesis come se essa si riferisse a contenuti cognitivi appresi dall'anima prima di incarnarsi in un corpo. E cita, come del resto è quasi inevitabile, cita il Menone come riferimento. Si potrebbe aggiungere naturalmente anche il Menone, oppure il Fedro, come parzialmente fa anche Nastasi. Ecco, io credo qui, ma ripeto, è un'osservazione, diciamo, che attiene più Platone che Aristotele, e soprattutto attiene una mia convinzione, quindi è sempre pericoloso, come dire, recensendo i libri degli altri, presentare le proprie convinzioni, ma diciamo, visto che il libro riguarda anche l'anamnesi, credo che valga la pena dirlo. Ebbene, l'interpretazione che Nastasi fornisce, che poi è quella, mi sembra di capire, anche di Aristotele, è che l'anamnesi si riferisca a contenuti cognitivi, cioè al ricordo di contenuti cognitivi che l'anima avrebbe appreso prima di incarnarsi, quando a seguito del corteo degli dèi ha visto la pianura di verità, come si dice nel Fedro. Ecco, tuttavia, il richiamo inevitabile al Menone
mi induce a qualche dubbio, perché nel menu, se noi andiamo a vedere come funziona la procedura anamnestica descritta nel menone, attraverso il primo grande esempio dell'intera filosofia occidentale di procedura anamnestica, cioè l'esempio dello schiavo di Menone che viene condotto a risolvere il problema geometrico, cioè a duplicare un quadrato di lato x. Ebbene, in nessun punto della sua procedura, di questo esperimento, Socrate induce lo schiavo a ricordare contenuti cognitivi pregressi. Ciò che in realtà avviene è, a mio modo di vedere, un processo di attivazione di potenzialità che l'anima dello schiavo, come l'anima di qualsiasi essere umano, possiede. Questo è quello che succede concretamente. Quindi, la mia impressione è che Aristotele, prima di tutto, e a seguito di Aristotele, quindi a seguito, diciamo, seguendo un'autorità di grandissimo prestigio, anche Anastasi, intenda troppo alla lettera la procedura, la concezione dell'anamnesi. In realtà, il ricorso alla idea di un evento prenatale è, secondo me, una descrizione mitica per descrivere una condizione, che è la condizione dell'anima che è in grado, se opportunamente sollecitata e valorizzata, di pervenire a delle conoscenze che sono di un certo livello e che quindi, diciamo, consente la conoscenza della realtà. Questo però è l'unico che, come si vede, è del tutto marginale appunto che posso rivolgere all'autore di un libro, secondo me, prezioso, di grande valore e, lo ripeto, esempio eccellente di come deve essere un lavoro che coniuga competenza, background filologico e finezza filosofica. Quindi ringrazio l'autore per diciamo, averci messo a disposizione un'opera così valida. Grazie anche a voi. Grazie, grazie Grazie. Franco. Passiamo allora la parola a Francesco Fronterotta, che ringraziamo anche per lui di essere con noi. Adesso dobbiamo chiedergli di attivare il microfono. Ecco, dovrebbe funzionare. Sì. Beh, anch'io innanzitutto desidero ringraziare in primo luogo l'Istituto, come sempre, Fiorinda, per avermi coinvolto in questa presentazione e scusarmi per non aver potuto essere fisicamente presente. A differenza di Franco Ferrari, lo avevo detto da subito che non avrei potuto essere presente, ma insomma, non è una scusa particolarmente valida. Anche io vorrei innanzitutto dire poche parole rispetto alla collana nella quale il volume di Anastasi è ospitato, che è una collana che programmaticamente accoglie e accoglierà sempre più, speriamo, studi monografici relativi al pensiero antico e edizioni di testi, traduzioni commentate di testi, e da questo punto di vista, come ci siamo più volte detti, insomma, nel momento in cui abbiamo, su impulso di Fiorilla, degli amici dell'Istituto, pensato questa collana, credo che vada oggettivamente a colmare una lacuna che si è creata nel mercato editoriale italiano da questo punto di vista, per quel che riguarda gli studi sulla storia del pensiero antico e della sua tradizione. Illustri, importanti, pregevoli collane sono esistite in passato, qualcuna ancora esiste.
Però c'è l'impressione che effettivamente negli ultimi decenni, o almeno negli ultimi anni, si sia creato un po' un vuoto da questo punto di vista, e quindi io credo che garantendo a questa collana dell'istituto naturalmente tutti i requisiti che dal punto di vista qualitativo sono indispensabili per la pubblicazione di studi scientifici come questi, però credo che possa effettivamente andare, come dicevo, a colmare una lacuna. E può farlo, oltre alle ragioni che evidenziava già Franco Ferrari poco fa, anche per un altro motivo, e cioè perché altrettanto programmaticamente questa collana intende non solo dedicarsi, come tante volte appunto è avvenuto per altre collane in passato, a accogliere studi e testi relativi al pensiero antico, ma allargando la prospettiva in almeno due direzioni che negli anni futuri mi auguro possano emergere in modo adeguato. Da una parte, con il tentativo di superare una visione, che per certi aspetti ha il suo fondamento, la sua legittimità culturale, ci mancherebbe altro, ma che è un po' una visione eurocentrica o, se vogliamo, mediterraneocentrica, visto che la collana si apre anche alla possibilità di accogliere contributi che provengano da tradizioni diverse rispetto a quella europea o mediterranea, come il caso del pensiero antico greco e romano. E dall'altra perché, e di questo aspetto mi convinco sempre di più, via via che passano gli anni, come si dice anche nel titolo stesso della collana, al di là del pensiero antico c'è poi tutto il capitolo che riguarda la sua tradizione. Dunque, da intendere effettivamente alla lettera non solo nei termini di una storia della ricezione del pensiero antico, ma forse qualcosa di più, insomma. C'è il tentativo di aprire anche la collana a studi che possano prendere in considerazione non solo l'eredità come storia della fortuna del pensiero antico, degli autori antichi e così via, ma anche della loro comprensione, che da un punto di vista storico e filosofico è sempre stata al centro delle attenzioni, diciamo, dei filosofi appartenenti alla tradizione occidentale. Naturalmente basterebbe pensare a quello che capita alla metafisica di Aristotele, alla sua onnipresenza nel corso dell'intera tradizione occidentale, così come pure a Platone e al platonismo. Ecco, sono solo due esempi, anche piuttosto banali, che però io credo possano essere utili per illustrare, come dire, le aspettative, le prerogative, le frontiere, insomma, che questa, collana vorrebbe avere. Per venire invece al volume di Nastasi, beh, Franco ne ha già detto alcune cose, condivido appieno il suo giudizio elogiativo, tanto sull'opera che appunto Nastasi ci propone, sulla sua traduzione, il suo commento sempre molto informato, quanto anche sulla importanza che, al di là dell'esistenza di altre traduzioni commentate in italiano o in altre lingue europee, però l'importanza è che questo lavoro ha. Mi sembra si possa dire, e questo è forse un aspetto che va sottolineato, che queste operette, considerate per certi aspetti minori all'interno del corpus aristotelico, stanno avendo in questi ultimi decenni un revival in qualche misura, perché si è cercato di vedere in esse, nel dibattito attuale, anche gli sviluppi, come dire, gli sviluppi più concreti dell'indagine che Aristotele conduce o che programmaticamente enuncia in alcune opere maggiori. Nastasi lo fa vedere molto bene paragonando ciò che troviamo nel De Memoria, di cui lui si è occupato, con alcune delle premesse programmatiche del De Anima, l'opera maggiore, se vogliamo dire così, a cui si può fare riferimento. E da questo punto di vista, l'esigenza di una nuova traduzione commentata e introdotta in modo efficace di questa piccola opera
è molto importante perché fa vedere come il dibattito attuale si sia costantemente rinnovato in proposito. Io vorrei fare riferimento a un'espressione apparentemente, come dire, apparentemente banale, ma che non è affatto banale, che mi pare Nastasi impieghi la prima volta a pagina 20 della sua introduzione, quando afferma che l'esame, l'oggetto d'esame nell'ambito dei cosiddetti parva naturalia è indirizzato a quelle affezioni comuni ad anima e corpo. Come giustamente Nastasi sottolinea in qualche nota, questa espressione ricorda fra l'altro il titolo di un volume miscellaneo di qualche anno fa, pubblicato in lingua inglese, Common to Bodies and Soul, ma non è questo il punto. Il punto è che un'espressione di questo genere è davvero cruciale per intendere la chiave di lettura, per intendere la tendenza esegetica principale nella quale l'analisi della psicologia di Aristotele, quindi del De Anima e anche di queste opere che compongono i Parva Naturali, ha assunto negli ultimi anni. E cioè, quella chiave di lettura, il quadro di quel dibattito che si svolge nell'ambito di quella che in inglese si chiama philosophy of mind, cioè il problema del rapporto mente-corpo, il problema della natura del mentale, che appunto è così caratteristico degli sviluppi più recenti delle scienze cognitive, inizialmente soprattutto in ambito anglosassone, in lingua inglese, ma che ormai è estremamente diffuso anche negli studi continentali. Perché questa espressione comune ad anima e corpo, comuni ad anima e corpo, è forse la reazione che da un punto di vista aristotelico si manifesta con la maggior forza e con il maggior vigore a quella che altrettanto tradizionalmente viene considerata come la posizione dualista, che invece sarebbe caratteristica, o è, a mio avviso, realmente caratteristica della riflessione di Platone, in particolare della psicologia platonica. Cioè, a fronte di una prospettiva dualista nella quale appunto anima e corpo appartengono ad ambiti sostanziali, direi propriamente ontologici, distinti e persino separati, il che pone poi naturalmente il problema dell'eventuale interazione fra questi due ambiti sostanziali, ontologici, distinti e separati, la prospettiva di Aristotele invece si basa precisamente su questa idea, ciò che è comune ad anima e corpo. E si tratta, in altre parole, tornando a fare per un momento riferimento al dibattito novecentesco nell'ambito della Philosophy of Mind, di quella che un filosofo americano, Hilary Putnam, ha assunto per un certo periodo della sua riflessione come prospettiva funzionalista, ispirandosi direttamente ad Aristotele, cioè l'idea che nell'ambito dei rapporti fra mentale e corporeo, nell'ambito dei rapporti fra anima o mente e corpo, ci troviamo ad avere a che fare sì con una forma di dualismo, ma che non è un dualismo di sostanze, bensì un dualismo di funzioni. Dunque, la sostanza, come Aristotele dice apertamente, molto chiaramente, molto nettamente, già nel De Anima, è una sola, è l'individuo, in quanto costituito di anima e corpo, che non sono dimensioni, come dire, separabili l'una rispetto all'altra, con qualche problema che si pone naturalmente, come tutti sanno, rispetto all'anima intellettiva, rispetto all'intelletto, ma si tratta appunto di dimensioni funzionali. Da una parte c'è lo strumento corporeo, dall'altra c'è il suo funzionamento. Bene, l'assunzione di questo quadro, di questa prospettiva, consente, a mio avviso, in modo molto felice, Anastasi, nella sua introduzione, di fornire alcune spiegazioni che non a caso, poco più avanti, mi pare a pagina 21-22, inquadra nell'ottica di processi che chiama psicofisici, appunto per sottolineare la dimensione ontologicamente unitaria, diciamo, di questi processi. Bene, memoria e reminiscenza appartengono,
per quel che dice Aristotele, precisamente a questo ambito. Anastasi fa notare giustamente come questo sia abbastanza chiaro nel caso della memoria, perché la memoria è descritta da Aristotele come, sto citando da pagina 21, il possesso di un'immagine considerata come copia di ciò che rappresenta, cioè una percezione o una conoscenza passata, che dunque si connette strettamente a un'altra facoltà cruciale che sin dal De Anima Aristotele ha chiamato in causa in questo quadro, che è la fantasia, o come generalmente si traduce, l'immaginazione. Qui il rapporto fra dimensione corporea e dimensione psichica, e dunque l'unità di questa relazione, è estremamente chiaro, è un rapporto estremamente netto. Qualche dubbio, dice Anastasi, si potrebbe prospettare per quel che riguarda invece l'anamnesis, perché, come ricordava già Franco Ferrari, in questo caso, cito ancora Anastasi, si tratta di un procedimento deduttivo di un certo tipo, syllogismostis, innescato da un atto deliberativo del soggetto e che consiste nel richiamare alla memoria qualche cosa che è a nostra disposizione. Questo richiamare alla memoria appartiene alla parte intellettiva. Qui, Anastasi mi correggerà se sbaglio, la mia impressione è che il punto centrale in questo richiamo alla parte intellettiva, con tutti i problemi che naturalmente un richiamo alla parte intellettiva può porre, considerato quello che avviene appunto a proposito dell'intelletto nel De Anima, ebbene, questo richiamo si risolve essenzialmente nel riferimento all'atto deliberativo, vale a dire è questa volontà, nella ricerca di un determinato ricordo, nella riattivazione della memoria, che mi sembra stabilire il crinale, il discrimine fra memoria e reminiscenza. Bene, se questo è vero, forse anche io, come Franco Ferrari, mi trovo nella condizione di fare riferimento alla posizione di Platone. Del resto lo stesso Anastasi fa notare come le riflessioni di Aristotele su questo punto siano molto verosimilmente, molto probabilmente sviluppate proprio in un rapporto anche sostanzialmente critico con Platone. Ma su questo tema dell'intervento della volontà e quindi dell'atto deliberativo che distingue l'anamnesis dalla memoria, la reminiscenza dalla memoria, nel senso della ricerca di un ricordo già realizzato, beh, mi chiedo se non ci sia una qualche relazione, mutatis mutandis naturalmente, soprattutto con delle differenze lessicali importanti, con quei passi del Teeteto in cui si prova precisamente a sviluppare una teoria dell'errore, perché questo è il punto in quel caso, in quel contesto, in quella circostanza, proprio tentando di introdurre una dimensione processuale che appunto si distingue dall'atto percettivo o conoscitivo come tale, si distingue dalla immediata conservazione dell'atto percettivo o conoscitivo come tale, in cui consisterebbe la memoria, e invece si fa intervenire l'idea di una sorta di bagaglio di ricordi che in qualche modo, o di conoscenze realizzate che in qualche modo sussiste, fra le quali si deve andare a cercare ciò che è stato in esso precedentemente immagazzinato. Quindi questo è un primo punto su cui mi piacerebbe sentire che cosa ne pensa Anastasi e se ritiene che questa associazione abbia una sua qualche fondatezza, una sua qualche fondatezza oppure no. Sarei un pochino meno netto di quanto non sia Anastasi, anche qui mi riferisco alle pagine 20-21, nel sottolineare il modo in cui il De Anima, per certi aspetti, enunci programmaticamente l'esigenza di una ricerca che si riferisca ad affezioni comuni ad anima e corpo, ma che poi non concretizzi realmente questo tipo di ricerca, e non solo in riferimento al delicatissimo tema dell'intelletto, ma anche per quel che riguarda il senso e la sensazione.
un programma che invece sarebbe eseguito, sarebbe messo in atto appunto nei trattati che compongono i Parva Naturalia. Io, ecco, sarei meno ingeneroso, diciamo così, nei confronti di Aristotele e tenderei a prestargli, al di là del diverso contesto, una serie di tentativi che vanno in questa direzione già nelle anni. Un altro punto, forse l'ultimo che vorrei toccare, riguarda finalmente i rapporti diretti con Platone, a cui faceva riferimento già Franco Ferrari, quindi con il Menone e con il Fedro in particolare. Premetto che sono perfettamente d'accordo sulla tesi che Nastasi sviluppa a partire da pagina 23 della sua introduzione, e cioè che questa riflessione di Aristotele, la riflessione di Aristotele su memoria e reminiscenza, sia certamente condotta sulla falsa riga, anche con un'attitudine critica abbastanza spiccata, della parallela riflessione che Platone conduce su questo punto. Forse tenderei a presentare in modo meno divergente alcune delle posizioni che emergono in Platone rispetto a quelle che assume Aristotele. E mi spiego, tento di spiegarmi meglio, faccio riferimento qui a pagina 24 dell'introduzione di Nastasi. Proprio all'inizio di questa pagina, cito, Nastasi dice: in primo luogo Aristotele collega strettamente la memoria alla parte percettiva dell'anima, e afferma chiaramente che il ricordo per sé riguarda esclusivamente i sensibili. Questa posizione contraddice il principio platonico per cui l'anima può ricordare le forme intellegibili che ha conosciuto prima di incarnarsi in un corpo sensibile. Allora, diversamente da Ferrari, tocco lo stesso punto, ma assumendo un punto di vista, una prospettiva che per certi aspetti è radicalmente capovolta rispetto a quella di Ferrari. E cioè non tanto la possibilità che questa tesi platonica vada intesa in una forma in qualche misura metaforica o mitologica o qualcosa di questo genere, ma invece tendendo, come io personalmente faccio, a prenderla sostanzialmente alla lettera. Beh, se le cose stanno così, io non vedo una distanza così radicale, diciamo, della posizione di Aristotele rispetto a quella che Platone suggerisce. Certamente il riferimento, cioè il contenuto della reminiscenza, è altro, perché nel caso di Aristotele si tratta senza alcun dubbio dell'esito di processi percettivi, percettivi nel senso della sensazione, della percezione sensibile. Ma per come, pur attraverso un'esposizione in qualche misura mitologica e perciò metaforica, per come Platone presenta questo processo, anche qui abbiamo a che fare con un elemento che io chiamerei percettivo. Certo, è un tipo di percezione diversa, è una percezione intellettuale che si riferisce ad oggetti intellegibili, e tuttavia mi sembra che ciò che Platone intende sia sostanzialmente analogo dal punto di vista dell'esito del processo stesso. Così come sono d'accordo con quello che Nastasi dice subito oltre, sempre a pagina 24, e cioè che Aristotele ammette la possibilità di ricordare gli intellegibili, noetà, ma solo per accidente. E inoltre i noetà di cui parla Aristotele non hanno nulla a che vedere con le idee platoniche, perché sono piuttosto il risultato dell'astrazione delle forme sensibili contenute nelle immagini degli oggetti percepiti in atto. Questo è vero, naturalmente, ed è vero in particolare se assumiamo come punto di riferimento, come è giusto fare perché di questo testo stiamo parlando, il De Memoria. Tuttavia, nel celebre, famoso, temibile, capitolo quinto del terzo libro del De Anima, la questione è un pochino più delicata, e anche poi, se si va oltre, nel capitolo sesto, con la cosiddetta intellezione degli indivisibili.
Perché Aristotele non è proprio esplicito nell'affermare che i suoi noetà o indivisibili, come pure li chiama, siano semplicemente ed espressamente l'esito di un processo astrattivo a partire dalla percezione sensibile, quindi le forme sensibili, l'immaginazione e così via. Sembra che a un certo livello una qualche facoltà, la vogliamo chiamare mnemonica, rammemorativa, si è esercitata anche a livello dell'intelletto, perché appunto c'è quel celebre inciso, appunto in riferimento all'intelletto agente, nel capitolo quinto del terzo libro del De Anima, in cui si lamenta che noi non ci ricordiamo, noi non ricordiamo un mnemoneumente di ciò che avviene all'intelletto agente, di ciò che opera l'intelletto agente in determinate condizioni. Il riferimento è al fatto che l'intelletto agente, si dice lì, non è che ora pensi, ora non pensi. Quindi, molto semplicemente, senza voler entrare nel merito di questo vero e proprio ginepraio interpretativo che è il capitolo quinto del terzo libro del De Anima, sembrerebbe che Aristotele nel De Anima conceda qualcosa alla possibilità dell'esercizio della memoria o alla negazione della possibilità dell'esercizio della memoria anche in connessione con una facoltà di tipo intellettuale. Ecco, mi chiedo se, e chiedo a Anastasi se ha notato questo problema, se ci ha riflettuto, se ha un'opinione in proposito. Io devo dire, non ho un'opinione pienamente definita, semplicemente mi limito a rimarcarlo come problema. Ecco, per concludere, quindi io penso che si tratti di una curatela, di una traduzione, di un'opera assolutamente ottima. Penso che, come diceva già Ferrari, la circolazione, la nuova circolazione di quest'opera attraverso uno strumento, anche da un punto di vista critico e bibliografico, aggiornato, che permetta di essere utilizzato a livello universitario e anche a livello specialistico, sia assolutamente, benvenuta. E mi auguro che la collana possa, tornando per concludere sulla collana, possa continuare in questa direzione. Non è un caso, come diceva Fiorin dall'inizio, che anche il secondo volume dello stesso genere previsto, cioè quello di Carlo delle Donne sul De Sensu, si muova in questo stesso ambito, diciamo così, e che quindi merita, a mio avviso, di essere approfondito, di essere rimesso in circolazione, di essere nuovamente sottoposto al dibattito critico. E grazie. Grazie a Francesco Fronterotta, non abbiamo fatto gli applausi, ma diciamo, è un dialogo, quindi non, li facciamo soltanto alla fine, non si offende nessuno. Allora, come vedete, il testo è piccolo, ma le questioni non sono, che solleva non sono altrettanto piccole. Spero che il nostro Anastasi riuscirà ad arrivare intero alla fine di questa, di questa presentazione che insomma lo sta, come dire, veramente sta valorizzando oltre al testo di Aristotele anche il suo lavoro, ma vediamo intanto cosa ha da dirci Bruno Centrone e poi daremo la parola appunto al curatore. Grazie Fiorinda. Io parlo per terzo, questo è un vantaggio e anche uno svantaggio perché molte delle cose che volevo dire le hanno già dette i miei amici, colleghi Franco Ferrari, Francesco Fronterotta. Ti ringrazio anche per le suggestioni. Anch'io appunto vorrei proporre delle suggestioni a Anastasi e d'altro canto poi il tempo è quello, cioè già la carne che è stata messa al fuoco nei precedenti interventi, insomma, lo costringerà probabilmente a un lavoro molto, molto faticoso, insomma. Quindi, però qualcosina, insomma, dirò anch'io. Anche sulla collana è stato detto già molto. Io forse vorrei aggiungere solo due cose molto rapidamente. Intanto, appunto, nominare espressamente Michelangelo Costagliola perché questa è, come ricordava Franco Ferrari,
veramente anche dal punto di vista proprio tipografico. E noi, insomma, ricordo ai presenti, faccio presente a chi ci sta sentendo in questo momento, che abbiamo molto discusso, insomma, anche sulla forma, sull'impaginazione, di problemi grafici ed editoriali che sembrano facili, no? Ma poi in realtà sono sempre molto complicati, e il risultato qui mi pare veramente eccellente da questo punto di vista. Poi vorrei dire anche una cosa che mi è venuta in mente adesso sul titolo, anche abbiamo discusso molto a suo tempo sul titolo di questa collana Dynamis, e adesso mi sembra di poter dire che è stato quanto mai azzeccato, perché Dynamis in greco è, diciamo, la potenzialità nel senso aristotelico del termine, e questa, come è stato ricordato, è una collana che valorizza molto gli studiosi, i giovani studiosi. Ecco, se andiamo a vedere i titoli sinora pubblicati, abbiamo Carmen Di Lorenzo, Lorenzo Giovannetti, Federico Casella, sono tutti appunto autori giovani, e però non per questo meno rigorosi e meno come dire, significativi dal punto di vista proprio delle potenzialità e delle capacità. Quindi Dynamis è anche appunto la potenzialità che la collana ha messo in campo, però Dynamis è anche in greco proprio la potenza nel senso della forza, della Kraft tedesca, e allora questo ci rimanda appunto la presenza dei tre studi platonici di Konrad Geiser, che ho avuto l'onore di poter curare, ma questo per dire come la collana miri poi a realizzare una sintesi, insomma, tra contributi di grandi maestri e poi appunto le potenzialità dei giovani. Ecco, detto questo, a proposito della collana, anche per quello che riguarda poi il più specifico contributo di Nastasi, ecco, è già stato ricordato praticamente quasi tutto, insomma, ricordo anche che appunto questo studio poi è stato nella condizione di mettere a frutto anche i risultati significativi dal punto di vista dell'avanzamento della ricerca sul tema anche della memoria in Aristotele. Basti citare per tutti lo studio di Sorabci, Aristotle on Memory, insomma, e quindi anche della letteratura secondaria, del dibattito che ha avuto luogo poi a partire da questi studi. È stato ricordato appunto che si tratta di una traduzione molto accurata, molto precisa e anche molto attenta alle sfumature, e ricordo anche che appunto in alcuni casi è stato detto, non è un'edizione critica, però appunto Nastasi ha fatto uso anche dei manoscritti digitalizzati per correggere in alcuni casi dei refusi delle edizioni di Ross e di Bloch. Ora, venendo appunto al tema specifico del De Memoria di Aristotele, quello, ecco, sempre accade in Platone e Aristotele che appunto un tema presente in Platone, è inutile ricordare l'importanza dell'anamnesi, ecco, su un tema del genere Aristotele riflette in modo originale alla luce della sua teoria dell'anima, e il De Memoria ha una posizione particolare perché nel De Anima appunto Aristotele non ha ancora trattato la memoria e la reminiscenza in maniera sistematica, e allora tratta qui entrambi gli aspetti, laddove appunto negli altri Parva Naturalia, ecco, è presente un'indagine sulle affezioni, sulle funzioni appunto di cui si parlava prima, comuni ad anima e corpo, ma i processi delle facoltà psichiche in parte erano già state descritte. Ecco, e invece, diciamo, il De Memoria da questo punto di vista costituisce quasi un'eccezione. E tornando su punto che è stato toccato, cioè quello della polemica anti-platonica, ecco, qui non c'è evidentemente non c'è un evidente intento polemico di Aristotele, non c'è una citazione, pure Aristotele critica Platone proprio sul tema della memoria, negli analitici, nei topici, critica appunto l'idea del menone, che conoscere sia ricordare, e qui Nastasi argomenta, credo in maniera convincente, che il De Memoria è stato concepito in opposizione alla teoria
platonica della anamnesi. Questo è stato già anche ricordato, forse appunto Nastasi potrà tornare ancora su questo punto, cioè cosa ci permette di dire che è proprio il concepimento dell'opera ha origine in opposizione alla teoria dell'anamnesi. Di nuovo, come accade sempre in Platone e Aristotele, Platone descrive processi e Aristotele cerca di fornire definizioni rigorose dei termini in gioco. E lo stesso accade anche per la questione della memoria, benché poi una sorta di definizione di memoria ci sia anche in Platone nel Filebo. Nel De Memoria invece Aristotele appunto procede indagando sostanzialmente tre questioni, cioè cos'è la memoria, per quale causa si verifica la memoria e qual è la parte dell'anima a cui la memoria appartiene. E dicevamo, diverge da Platone proprio a partire dalla definizione che troviamo in Platone della memoria come soteria aisteseos, quindi come conservazione e salvaguardia della sensazione. E Aristotele qui, come gli accade spesso, arriva a una definizione rigorosa anche per via di eliminazione, cioè dice la memoria non è sensazione, non è aisthesis, non è supposizione, non è hypolepsis, ma è appunto una exis, quindi diremmo uno stato abituale o un'affezione, dice un pathos riguardo a una di queste, con l'aggiunta significativa qualora sia trascorso del tempo, che sembra nel caso della memoria banale, ma vedremo che è molto problematica. Ora, appunto, exis in greco può avere valore sia transitivo, di possesso di qualcosa, sia valore intransitivo, quindi come habitus, stato abituale. E qui è importante appunto la traduzione scelta da Anastasi di exis in senso intransitivo con stato piuttosto che in senso transitivo con possesso, quindi anche su questo forse ci potrà dire qualche cosa, perché appunto altre traduzioni invece traducono questo exis con possesso. Ecco, l'altro punto per cui l'anamnesi platonica, anamnesi di idee, e per Aristotele in senso proprio non si può ricordare l'intellegibile ma soltanto per accidente, ecco, anche questa è una tesi paradossale su cui, apparentemente almeno paradossale, su cui hanno molto discusso gli interpreti. Quindi qual è propriamente l'oggetto della memoria? Anche qui forse appunto anche in relazione alle questioni poste da Francesco Fronterotta, Anastasi potrà offrirci delle precisazioni. E quanto poi al nocciolo, insomma, della questione, cioè la differenza tra memoria e reminiscenza, tra mneme e anamnesis, anche qui abbiamo un precedente, sempre in un passo platonico del Filebo, rifarsi al quale poi però sarebbe, come dire, un explicatio obscuri per obscurius, come si dice, insomma, perché anche quel passo è di interpretazione tutt'altro che pacifica. Lì Platone dice che quando l'anima in se stessa da sola riafferra ciò che quanto più possibile ciò che insieme al corpo una volta sentiva, allora diciamo che si verifica la reminiscenza. E quindi poi nel trattato aristotelico, dopo la definizione della memoria, entra in gioco la reminiscenza. Quindi quando è che si ha propriamente la reminiscenza? Quando si ricorda qualcosa che di percepito, di conosciuto o addirittura di ricordato, ecco la distinzione tra la mneme e l'anamnesi, ma non se ne ha più consapevolezza. E questi sono, argomenta Aristotele, due processi ben distinti. Quindi la reminiscenza non coincide con il processo mnemonico, ma neanche appunto è un apprendere nuovamente dopo avere dimenticato. E allora qui si pone il problema di ciò in cui consiste la differenza. Le cose non sono chiarissime, tanto è vero che appunto secondo alcuni studiosi il secondo capitolo del De Memoria tratta sia della memoria che della reminiscenza, mentre secondo altri soltanto della reminiscenza. Ecco, qui c'è una soluzione interessante proposta da Anastasi, su cui forse può dirci qualche cosa di più, che lo porta poi appunto a evitare
significativamente un'emendazione del testo che era stata proposta da Bloch. Da ultimo poi, appunto, però ripeto, non vorrei mettere troppa carne al fuoco perché se no veramente non facciamo, facciamo veramente notte, c'è anche appunto il problema della percezione del tempo, che è un problema interessantissimo perché si dice ricordare presuppone che sia passato del tempo, quindi una percezione passata, però Aristotele non spiega in altre opere in che modo avviene questa percezione del tempo, quindi qual è la facoltà relativa, qual è il rapporto con l'attività rammemorativa, e in De Memoria 2 c'è proprio una sezione dedicata alla percezione del tempo dove si fa uso di un diagramma. E anche su questo, insomma, sarebbe interessante sentire qualcosa, il diagramma che poi figura nell'appendice, appunto, come figura 3, e anche questo, insomma, è qualcosa su cui sarebbe interessante sentire qualcosa. Naturalmente, ecco, credo che Anastasi non potrà rispondere a tutto, se no gli ci vorrebbero almeno tre quarti d'ora, insomma, quindi insomma, farà lui una cernita, insomma, certo, a seconda, insomma, poi delle suggestioni. Scusi, però magari dopo, alla fine ci saranno le domande, grazie. Scusa, mi scusi, sì, anche perché dovrebbe venire qui, c'è un, sì, attimo solo. Allora io accolgo. No, pensavo di lasciarlo io. Lo lasci tu? Lo lascio io. Permettetemi soltanto di dire che sono molto, molto felice di questi interventi, molto lieta di questi interventi che hanno valorizzato il lavoro sicuramente di Giuseppe Anastasi, ma anche quello della casa editrice per quanto riguarda questa collana e anche più in generale del suo lavoro per la ISF Press. Vorrei ricordare, oltre, ha fatto bene Bruno a menzionare l'editore Michelangelo Costagliola, vorrei ricordare anche che nella redazione lavorano delle persone di grandissime capacità ed edizione, a partire dal grafico Gennaro Voltura, a cui dobbiamo le nostre belle copertine di impaginazione eccetera, e a partire da due bravissime, e per finire con due bravissime redattrici che sono Nicoletta Di Vita e Lucilla Moliterno, che ci consentono di curare questi testi in un modo che forse che ormai è diventato molto 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 raro, cioè l'accuratezza con cui che si raggiunge è dovuta al lavoro veramente encomiabile anche di queste persone, oltre che ovviamente dell'editore e del comitato editoriale. Le questioni sollevate sono di grandissimo interesse e mi confortano nell'idea che già avevamo accarezzato di pensare per il prossimo anno a un laboratorio di cui studieremo le modalità che si potrebbe intitolare Per una storia naturale dell'anima. Effettivamente, diciamo così, quanto è stato detto questa sera mi conforta in questa idea, e quindi ringrazio tutti, non riprenderò così la parola in seguito e lascio il posto a Giuseppe Anastasi, che ringrazio naturalmente di tutto. Buonasera a tutti e a tutti, ai professori, ai colleghi borsisti e dottorandi e laureandi in filosofia e in altre discipline. Ringrazio fin da subito la dottoressa Livigni per l'invito e anche per l'opportunità di svolgere questo progetto all'interno di questa istituzione che è un punto di riferimento per tutti coloro che svolgono un dottorato in filosofia e, se posso permettermi, in particolare per la filosofia antica. Concludo subito i ringraziamenti, appunto, che sono rivolti al comitato editoriale scientifico, ma anche alla dottoressa Di Vita, che appunto mi ha seguito nelle varie fasi di redazione e di correzione delle bozze. Certo, non mi aspettavo che il mio testo sarebbe uscito per prima, visto appunto che c'è un altro testo dei Parva Naturalia, ma insomma ho cercato di seguire le indicazioni del comitato in maniera fedele, quindi di
concentrarmi nel dettaglio del testo, quindi valorizzando gli aspetti testuali, gli aspetti di traduzione e di commento, a volte anche sacrificando la citazione di molti altri articoli o la discussione della letteratura secondaria che senza dubbio avrebbe occupato molte più pagine. E diciamo che il modello che ho seguito, molto brevemente, è quello delle edizioni della LUB, della Harvard University Press, dove appunto a una traduzione e a delle note si accompagna anche un apparato molto breve, molto insomma destinato a chiarire i punti più problematici che hanno portato appunto l'autore, ha individuato l'autore nel costituire il testo. E questo è tutto. Ora cercherò di rispondere ai punti che sono stati sollevati dai professori Ferrari, Fronterotte e Centrone. Se non rispondo a tutti posso anche insomma pensare di scrivere dopo, perché sono temi molto difficili e sui quali ancora non ho un'idea molto chiara. Il professor Ferrari ha notato giustamente che io ho presentato la nozione di anamnesi platonica in maniera molto simile a come la intendeva Aristotele, proprio perché il mio obiettivo era questo. E infatti nelle note al secondo capitolo del De Memoria, le note di commento, specifica appunto che è Aristotele che intende l'anamnesi platonica proprio come una sorta di conoscenza prenatale. E questo fa entrare in gioco una differenza strutturale tra i due approcci, che è appunto quella che possiamo sintetizzare in questo modo, cioè per Aristotele non esiste una conoscenza prenatale perché non esistono gli oggetti della conoscenza prenatale, cioè non esistono le forme intellegibili, in quanto individui intellegibili, le idee che esistono eternamente e che sono sempre allo stesso modo. E quindi in questo modo viene meno l'anamnesis per come la intendeva Platone secondo Aristotele. Ovviamente non mi sono potuto concentrare su tutti i modi in cui l'anamnesi in Platone è stata rivista dalla letteratura più recente, appunto facendo un rapido riferimento a come la intende il professor Ferrari nelle sue note al Menone o al professor Trabattoni in almeno due delle sue pubblicazioni, una appunto molto recente sulla morte nel Fedone. E quindi sì, insomma, ho chiarito appunto le note di commento che è quello il modo in cui lo intende Aristotele, che non a caso è seguito anche da Plotino che vuole difendere Platone nel trattato 4.6, chiamata appunto Sensazione e Memoria, una sorta di critica a De Sensu, De Memoria e in parte anche al De Anima di Aristotele, critica velata ovviamente. Ecco lì, Plotino cerca di difendere il modo in cui Platone definisce l'anamnesi in modo letterale, quindi come conoscenza prenatale, e a ciò poi ci aggiunge la sua nozione di sensazione, che appunto implica il fatto che il soggetto vada lì e che egli apprendere l'oggetto della sensazione, quindi una dynamis appunto dell'anima intesa come craft, potenza, e non soltanto come capacità ricettiva, quindi in senso passivo. Ora, sulla nozione di anamnesis nel Menone come attivazione di capacità dell'anima, ecco, su questo il professor Ferrari mi ha dato un suggerimento molto interessante che spero di poter approfondire nel seguito, e quindi spero di aver che avrò modo di correggere o precisare il modo in cui ho inteso l'anamnesis nella mia introduzione, nelle note alla trattazione di Aristotele. Passando rapidamente ai punti sollevati dal professor Fronterotta, ecco, il professor Fronterotta ha notato giustamente, e quindi sono d'accordo, che l'atto deliberativo, cioè la scelta di svolgere un processo anamnestico, è proprio il discrimine tra mneme e anamnesis secondo Aristotele, appunto perché l'atto deliberativo, la boulè, a un certo punto Aristotele parla di boulesis ad esempio, è una componente della parte intellettiva noetikon, chiamata da Aristotele De Memoria, intesa in senso lato, quindi non soltanto come nous poietikos, quindi come parte intellettiva in senso proprio, che appunto non ha un organo predisposto, un organo corporeo predisposto. E quindi l'atto deliberativo
il fatto che ci sia appunto l'atto deliberativo come discrimine mi ha permesso di creare un parallelo tra quello che Aristotele chiama appunto procedimento deduttivo, il modo in cui è tradotto syllogismos, che compare nel secondo capitolo del De Memoria, sul logismostis, per definire l'anamnesis. Ecco, ho cercato di chiarire questa nozione in parallelo alla nozione di sillogismo pratico. Appunto, questo per dire che l'anamnesis non è un sillogismo scientifico in senso proprio, neppure dialettico, per questo, cioè, che parte da principi veri della scienza e che arriva a conclusioni altrettanto vere, ma è un sillogismo che può non andare in porto, permettetemi questa espressione colloquiale, cioè può non arrivare all'afferrare, per utilizzare l'immagine della colombaia, del teteto, ad afferrare, a cogliere quell'immagine, l'immagine di quell'esperienza, tra virgolette, di quella esperienza conoscitiva che il soggetto ha avuto nel passato. Quindi la reminiscenza non confluisce sempre nella memoria, nella misura in cui non riesce a cogliere l'immagine di ciò che si è conosciuto, quindi pensato e percepito o ricordato nel passato, perché appunto la reminiscenza può anche andare a cercare qualcosa che abbiamo ricordato, e quindi una catena, la reminiscenza considera una catena di ricordi e non solo di, appunto, di immagini, di atti percettivi o di atti conoscitivi. Bene, poi appunto, per ritornare al teteto, il rapporto tra l'aspetto tra l'anamnesis di Aristotele come appunto atto deliberativo, ciò che parte da un atto deliberativo, e la teoria dell'errore del teteto, appunto, blocco di cera, sintesi blocco di cera e immagine della colombaia. Ecco, sì, c'è un rapporto, e secondo me Aristotele ha molto chiaro in mente queste due immagini di Platone. Mi confesso, ecco, il rapporto con il teteto è molto problematico, perché a me sembra che Aristotele sia molto più vicino a Platone di quanto non voglia far credere. Non a caso nei topici e anche negli analitici secondi, come notava il professor Centrone, Aristotele parla soltanto del Menone. Nel Menone, criticando il fatto che per Platone, secondo lui, conoscere è ricordare necessariamente. E questo punto ritorna nel secondo capitolo con la distinzione che Aristotele fa tra apprendere di nuovo o riapprendere e richiamare alla memoria, cioè avere reminiscenza. Perché appunto per Aristotele apprendere di nuovo implica che ci sia un motore esterno, una causa esterna al soggetto, che sia il maestro, un libro, un teorema, eccetera, e invece riapprendere di nuovo implica un motore interno, cioè un principio interno che avvii questo processo, appunto l'atto deliberativo. Non si può scegliere qualcosa se ci viene imposta dall'esterno soltanto. Anche questo, appunto, anche su questo ringrazio il professor Fronterotta, perché mi darà modo di approfondire questo aspetto sul rapporto con Platone. Per quanto riguarda il De Anima, cioè la possibilità di individuare già nel De Anima, già tra virgolette, appunto, se vogliamo collocare il De Anima prima De Parva Naturalia, almeno di De Anima e De Senso e di Memoria, appunto già nel De Anima la trattazione delle affezioni comuni o comunque tra anima e corpo, quindi considerare la parte corporea delle capacità cognitive. Sì, ma appunto perché il De Anima e il De Memoria e De Senso, appunto nel breve contesto di redazione del De Memoria che ho abbozzato nell'introduzione, ecco, secondo me Aristotele lavora in parallelo a queste tre opere. Molto probabilmente, come sosteneva già Ross, seguendo Nuyens, Platone ha già scritto il De Senso quando sistematizza il secondo libro del De Anima. Perché appunto, secondo appunto Ross, il secondo libro del De Anima è l'ultima opera psicologica di Aristotele, cioè l'opera sulla psicologia che Aristotele ha scritto. Quindi anche dopo il De Insomnis, che è un altro trattato che meriterebbe attenzione, soprattutto per l'analisi dell'immaginazione e di come si immagina, di come avviene appunto il processo della rappresentazione. Quindi nel De Anima c'è un riferimento alle capacità psicofisiche, perché appunto Aristotele ha bene in mente De Senso e De Memoria,
che ha già, insomma, che costituiscono di per sé un approfondimento di quell'aspetto che nel De Anima, secondo Aristotele, non può trattare, in quanto probabilmente lo porterebbe fuori strada, se consideriamo il De Anima come trattato fondativo di questa nuova scienza che è la psicologia, intesa come teoria studio dell'anima e delle sue capacità. Poi, sempre sul rapporto con il teteto, è interessante notare che, secondo me, Platone, appunto, cerco anche di integrare la risposta a un punto appunto sollevato dal professor Centrone, Aristotele critica Platone anche rispetto alla memoria, perché nel teteto troviamo questa definizione, nel Filebo, scusate, e in parte anche nel teteto, questa definizione di memoria come soteria esteso, cioè quindi come consapevolezza, conservazione, salvezza, senso lato della sensazione nell'anima. Questa critica la troviamo in Aristotele nel De Memoria, perché per Aristotele la memoria non può essere soltanto conservazione delle sensazioni, altrimenti andrebbe a coincidere con l'immaginazione, con la fantasia intesa come ritenzione delle immagini di ciò che si è percepito. In che modo Aristotele risolve questo problema? Semplicemente, tra virgolette, introducendo il problema del tempo. E qui andiamo al problema della percezione del tempo. Per Aristotele si ricorda soltanto quando si ha in consapevolezza, quindi percepire traduce gnorizein, quindi si ha consapevolezza del tempo che è trascorso tra il momento in cui si ricorda e il momento in cui si è percepito, conosciuto, pensato l'oggetto di quella immagine. Senza la consapevolezza di questo lasso di tempo non si può ricordare in senso proprio, e in parte neppure per accidente. E questa conoscenza del tempo può avvenire o in maniera definita o in maniera indefinita. Esempio, io ricordo che 2 anni fa o ieri ho percepito, ho pensato il teorema di Pitagora, io ricordo che tempo fa, o in un certo punto del passato, ho pensato al teorema di Pitagora. Ecco, nel primo caso abbiamo una forma di conoscenza definita del tempo, perché sappiamo il lasso di tempo esatto, e nell'altro caso lo conosciamo in maniera indefinita. E questo, appunto, non lo dico io, ma lo dice Aristotele all'inizio di questa sezione richiamata dal professor Centrone, dove per l'unica volta Aristotele parla di come si percepisce il tempo. Sempre in maniera laconica, ma lo fa, cosa che appunto non fa né nel De Anima né nel quarto libro della fisica, nei capitoli dedicati al tempo. Aristotele infatti dice: «To de megiston gnorizein deiton chronon», cioè la cosa più grande, megiston, più importante, sommo, se vogliamo tradurlo come viene fatto di solito in riferimento ai 5 generi sommi, no? Appunto, Megistagene, la cosa più importante è gnorizein, ancora una volta, conoscere il tempo. E questo gnorizein non va inteso in senso proprio come gnoskein come qualcosa di cui si ha conoscenza stabile, quindi episteme, ma come un conoscere in senso lato, perché appunto il tempo, come cerco di dimostrare, ed è un qualcosa che non è completamente scontato nella scholarship attuale, il tempo per Aristotele è oggetto della percezione, di un tipo di percezione più attenta, più articolata rispetto al percepire un colore o all'udire un suono di qualsiasi tipo, ma è oggetto della percezione, appunto perché il tempo si conosce, qualcuno gnorizza il tempo tramite grandezza e movimento. Due dei sensibili comuni che Aristotele definisce sia nel De Anima 3.1 sia nel De Insomnis. Quindi entrambe queste componenti ci permettono di conoscere il tempo, la durata, ci permette anche di dividere vari istanti e così via. E il fantasma, appunto, passo a qual è il vero oggetto della memoria, il fantasma che porta con sé le coordinate spazio-temporali in cui si è formato nell'anima, permette al soggetto di ricordare l'evento, tra virgolette, l'evento in cui, di cui esso è immagine, l'atto percettivo, l'atto conoscitivo di cui esso è immagine, e da lì calcola la distanza temporale.
E questa, insomma, è un'idea che è stata già espressa in nuce da alcuni autori come Castagnoli in un suo recente contributo sul tema, ma insomma non ha tenuto conto della funzione di questa delle coordinate appunto spazio-temporali del fantasma all'interno del processo anamnestico, e cercato un po' di conciliare questi due approcci per entrambi i capitoli, per entrambe le facoltà, appunto, perché un problema del De Memoria è che molti si sono concentrati sulla prima parte, che dà molte informazioni utili per la descrizione della teoria della fantasia, quindi come integrazione del capitolo 3 del terzo libro del De Anima, ma poco sulla seconda. Negli ultimi anni ci si sta concentrando un po' sulla seconda, ma il fatto che il testo sia stato finora in condizioni un po' precarie dal punto di vista filologico non ha permesso di avere un quadro generale e specifico di quello che Aristotele appunto vuole dire. Bene, poi per quanto riguarda sempre sull'oggetto proprio della memoria, quindi la distinzione tra oggetti per sé e oggetti per accidente, quindi si ricorda per sé il fantasma, cioè il fantasma con la componente temporale, che quando viene individuata appunto permette al fantasma di diventare mnemonema, cioè immagine mnemonica, e appunto il ricordare per accidente, quindi ricordare per accidente gli oggetti di pensiero, i concetti. Cerco di rispondere appunto ai due punti sollevati dal professor Fronterotto e dal professor Centrone. L'anima ricorda, il soggetto ricorda per accidente i concetti, perché i concetti non portano necessariamente con sé le informazioni sul tempo trascorso tra l'acquisizione tramite percezione dell'oggetto del pensiero e il momento in cui si ricorda. E questo secondo me è ben espresso da Aristotele nel primo capitolo del De Memoria, dove lui prima di spiegare che cosa è l'oggetto proprio della memoria, cioè il fantasma, l'immagine, quindi il fantasma inteso come eikon, cioè come icon, cioè come copia di ciò che si è percepito, pensato, esperito, tra virgolette, nel passato, con la componente temporale. Ecco, prima di fare questo, Aristotele introduce ancora una volta un diagramma e dice che, insomma, spiega come si può pensare un triangolo. Come si può pensare un triangolo? E lui dice che questo qualsiasi triangolo noi ci figuriamo nella mente, ce lo figuriamo sempre con una grandezza, quindi come un oggetto quantificato. E questa quantità può essere misurabile. Ciò vuol dire che quando io sto ragionando geometricamente su un triangolo, mi disegno in ogni caso un triangolo con una certa quantità. Ciò significa che mi disegno un triangolo che è oggetto di percezione, perché ha una quantità determinata, ha una grandezza determinata. Non mi figuro il concetto di triangolo in generale, me lo figuro sempre in una certa grandezza, appunto, sia esso 5 cm, 3 cm, 2 cm e così via. E in quel caso, secondo me, Aristotele vuole proprio dire questo, cioè noi ricordiamo per accidente i concetti perché i concetti si pensano sempre tramite un'immagine, e l'immagine a sua volta è immagine di un qualcosa che si è percepito. E a ciò, a fortiori, si aggiunge anche la prima descrizione chiara del processo che porta alla formazione del fantasma nell'anima, cioè a partire dalle impressioni sensoriali, ai stemata, che la percezione in atto lascia negli organi di senso periferici, il trasferimento tramite probabilmente il sangue al sensorio centrale di queste impressioni sensoriali e la fissazione di queste impressioni sensoriali nella regione cardiaca, quindi dove ha sede l'organo, il sensorio centrale. Ecco, l'impressione di queste impressioni sensoriali è proprio l'impressione del fantasma, cioè la fantasia, la formazione dell'immagine. Ed è questa la conservazione appunto della sensazione. Ma questo appunto non è il ricordo, non è la condizione sufficiente affinché si possa ricordare. Per ricordare il soggetto deve appunto, come ho detto prima, richiamare la distanza temporale tra i due tempi, il momento in cui si è percepito, esperito in generale cognitivamente l'oggetto, e il momento in cui si sta ricordando in atto.
Per rispondere brevemente al professor Fronterotta, ecco, sembra che io presupponga, secondo il professore, che i noetà per Aristotele siano solo astrattivi. Ecco, il problema che appunto non mi è chiaro dal De Anima 3.5 è proprio questo, che da De Anima 3.5 è proprio questo, cioè non è chiaro, come giustamente ha detto, che i noetà siano astrattivi, ma secondo me è chiaro che siano astrattivi nel De Memoria, e lo dimostra secondo me l'immagine del triangolo che ho menzionato prima. Quindi si ricorda sempre un fantasma che è stato prodotto da una percezione in atto e dal trasferimento degli effetti di questa percezione in atto nell'organo di senso centrale. Per chiudere, perché credo che di aver terminato il mio tempo, sulla divisione dei capitoli, quindi tornando insomma dove si è iniziati, su un tema filologico comunque testuale. Nelle note ho suggerito di separare la parte della percezione del tempo dal secondo capitolo, perché appunto sembri che Aristotele abbia già concluso la discussione sulla reminiscenza e stia iniziando qualcosa di nuovo, cioè come una postilla, un addendum, io voglio spiegare come si percepisce il tempo perché non l'ho fatto altrove, e questo addendum mi permette di chiarire quello che ho detto sia nel primo capitolo sia nel secondo capitolo. In realtà secondo me questo problema si risolve non considerando una cesura netta tra i due capitoli, cioè il secondo capitolo del De Memoria tratta non solo dell'anamnesis ma anche della memoria, e questo è evidente secondo me dalle prime righe, dove Aristotele fa una sorta di sintesi un po' riaggiornata, un po' sistemata con la nuova terminologia guadagnata e alla luce della nuova definizione di memoria, perché appunto il De Memoria parte da una definizione provvisoria dove exis appunto indica stato e non possesso, perché Aristotele vuole mantenersi sul generico, e appunto perché lui parla di aestesios e eupolepsis, quindi di due cose che se exis fosse possesso implicherebbero una ricaduta nel platonismo, e conclude con una seconda definizione dove la exis, stavolta sì possesso e non stato, si riferisce al fantasma, ma non in quanto fantasma, cioè come oggetto di un qualcosa che si è percepito, ma come mnemonema. Infatti lui parla di eikon, cioè di copia, quindi del fantasma inteso come copia e quindi dell'immagine mnemonica. Se io dico che possiedo un'immagine mnemonica, presuppongo che possiedo un fantasma di cui considero le coordinate spazio-temporali, in particolare quelle temporali. E quindi credo che la doppia divisione debba essere mantenuta, la parte sulla percezione del tempo, il diagramma, penso che sia costitutivo e strutturale al secondo capitolo, e che semplicemente possa essere utilizzato sia per spiegare il processo mnemonico sia per spiegare quello anamnestico, senza presupporre una divisione netta che molto probabilmente nel testo originale non c'era. Grazie. Sapere questo discorso nell'ambito della filosofia, però non della
sia la moderna coscienza. Ha avuto un seguito. Questo mi piacerebbe. Sì, la ringrazio molto per la domanda. Sì, c'è tutta una componente della filosofia contemporanea che appunto riguarda le neuroscienze, no? Si parla di filosofia e neuroscienze, dove studiosi di filosofia, dottorandi, docenti, ricercatori, eccetera, studiano gli articoli scientifici di cui lei, insomma, faceva menzione, e li considerano alla luce della tradizione filosofica, appunto perché è possibile studiare Kant, in particolare per l'immaginazione, ad esempio, immaginazione creativa e così via, lì è ancora più chiara, insomma, la distinzione rispetto ad Aristotele. Si può studiare Kant da un punto di vista neuroscientifico, quindi la filosofia come uno studio comparativistico di varie teorie delle neuroscienze, perché appunto ogni biologo poi ha una sua nozione di memoria. Io ho cercato anche nell'introduzione di richiamare in parte studi di neuroscienze che paradossalmente anticipano o comunque precorrono gli studi sul de memoria di Aristotele in quanto tale. Gli ultimi studi sulla memoria o sulla storia della nozione di memoria nella tradizione occidentale antica e medievale, o della memoria dal punto di vista delle neuroscienze, risale ad esempio agli anni precedenti al libro di Sorabici, Aristotle on Memory. Quindi sicuramente ci sono degli articoli aggiornati su questo tema, e sì, il tema è costante, il tema della memoria è costante dall'antichità, appunto da Platone, ma anche prima, fino ad oggi. Si pensi ad esempio a Giordano Bruno, alle stanze della memoria, oppure a tutta la mnemotecnica, la retorica de Rennium, tutti i temi che Aristotele ha ben presenti. Appunto Aristotele ha scritto altre opere sulla memoria, in particolare sulla memoria nella mnemotecnica. Abbiamo Mnemonicon, gli Epicheremata sulla memoria e così via. Però appunto in quest'opera Aristotele si concentra sull'immaginazione, anche sulla memoria, dal punto di vista squisitamente cognitivo, psicofisico. Sì, è come se, ecco, se lei avesse studiato Kant nel IV secolo avrebbe letto Aristotele come un articolo di neuroscienze, tra virgolette, mi passi il termine. E poi per chiudere, Aristotele parla del melos, del Kant, ad un certo punto nel De Memoria, per spiegare quel processo per cui ci rimane in testa un suono. Ci rimane in testa un suono e quindi non riusciamo a svolgere processi cognitivi in maniera affidabile, e questo suono che ricorre sempre senza fine, o verso di una poesia che ricorre sempre senza fine, è proprio dei melancolici. Quindi si potrebbe anche guardare trovare un legame tra chi ha uno spirito artistico del triangolo. Sì. Adesso vediamo se ci sono altre domande, altrimenti si diventa un dialogo. Allora, grazie, questo testo lo sto ancora concludendo, ma per quanto ho letto mi unisco al coro dei complimenti, insomma, sia sulla traduzione, che mi sembra effettivamente un avanzamento rispetto alle precedenti edizioni, sia ovviamente per il bellissimo lavoro testuale. Io andrei un po' sulla questione dell'astrazione, dell'astrazionismo che hai sollevato alla fine, la prenderei un po' alla lontana, anche sulla base di quello che è un po' il mio background di studi su questo testo, andando sempre sul passaggio, insomma, del richiamo al De Anima, vabbè, di 450A, con l'esempio del triangolo che tu hai preso. Poi c'è questo passaggio che io trovo molto rilevante. Siamo alle linee 450A 7-9, nella tua traduzione, per quale ragione o per quale causa non è possibile pensare niente, pensare, avere intellezione ovviamente, in senso forte, pensare niente senza un continuo, né che le cose che non sono in un tempo sono senza un tempo, è un altro discorso. Tu molto cautamente, secondo me anche molto giustamente, hai introdotto allo slogos con un altro discorso, ovviamente
potrebbe significare anche in un'altra trattazione, tant'è vero Fronte Rotta ha richiamato gamma 5-8 del De Anima. E in effetti secondo me una chiave di volta su questo è proprio un po' in gamma 8, adesso devo ritrovarlo perché ho l'edizione critica, e qui abbiamo, questo è un 432A 7, 432A7, leggo, ti traduco da Ross, e per quale motivo, di nuovo sempre questo diatuto, e per quale motivo se non ci fosse percezione non potremmo nulla imparare né comprendere. Allora, quando si pensa teoreticamente, o tante teore, an anche hama fantasmati teorein, cioè necessariamente vi è un teorein ti fantasma in qualche modo. Quindi qui secondo me c'è un passaggio, cioè noi da qui apprendiamo che il noein si accompagna al continuo, che quindi che è il fantasma, che è comunque un sensibile proprio, eccetera, eccetera. E qui abbiamo che il Seorain pensa proprio come suo oggetto il fantasma. Qui secondo me può esserci quindi una separazione che è un desideratum ermeneutico, secondo me anche difficile da mettere giù, è un puzzle un po' complesso, sempre quello della distinzione tra il nous e l'episteme, noi sappiamo bene che c'è una grossa distinzione, però mi sembra che venga fuori, diciamo, un'immagine in cui noi abbiamo un nous che si deve accompagnare sempre a delle immagini, però è aniconico per sé, e poi un Seorain che invece no, essenzialmente diciamo indaga le forme sensibili e la ricerca, diciamo, poi estrae in qualche modo la forma intellegibile dalla forma sensibile. Quindi qui, allora, sull'astrazionismo, tu non sei un fan di Julianas, ovviamente apprendo, no. Però comunque diciamo c'è così. Sì, ecco, così. No, solo in parte, allora diciamo nessuno ha tradotto mai a Phairesis con sottrazione, però diciamo il concetto è quello, cioè non possiamo, non dobbiamo, è sbagliato intendere in senso forte la phairesis come una forma di astrazionismo, però in un certo senso lo è, diciamo, l'importante è non farlo come gli empiristi britannici, no, ed è molto complicato per noi capire come. Ecco, forse questa è una strada in qualche modo secondo me per capire questa astrazione in senso debole. Forse si evita, diciamo, l'astrazionismo se pensiamo che nell'atto del Seorain il noema e il fantasma stanno effettivamente insieme. Quindi quest'idea di sottrazione come un semplice, diciamo, un trascurare, diciamo, semplicemente l'aspetto concreto in virtù dell'aspetto astratto, per così dire, l'aspetto sensibile in virtù dell'aspetto intellegibile, semplicemente perché nel nostro Seorain noi comunque li abbiamo entrambi, cioè li abbiamo entrambi davanti, li abbiamo entrambi in mente. Poi diciamo non vado oltre, diciamo, sul tuo concetto di memoria e reminiscenza, te la dico lì, magari ne discuteremo altrove. Tu alla pagina 34 qui andavi chiaramente sulle varie interpretazioni del ricordare un intellegibile. Io sono d'accordo che qui sbagli Annas, comunque la metto lì, diventa anche un po' restrittiva all'interpretazione di King che tu adotti, se comunque noi teniamo presente che nel Seorain in qualche modo il fantasma sempre l'abbiamo legato al concetto, quindi riusciamo, diciamo, ad avere una memoria effettiva nel nostro Seorain senza dover avere una memoria dell'evento. Credo questo, però questo andrebbe elaborato e purtroppo il tempo è poco. Comunque ti ringrazio molto per la tua presentazione. Ti ringrazio, hai spiegato in maniera molto chiara quello che intendevo dire oggi e forse anche nel testo. Volevo soltanto precisare una cosa sul Seorain. Qui Aristotele, da come lo intendo io, distingue in maniera chiara Seorain, Noein, ricordare, mnemoneuein.
e quindi anche percepire, perché appunto il Torein a un certo punto, ora insomma non vado a leggere il testo, più volte dice sì, ciò che è oggetto di considerazione è noem, è un pensiero, è un oggetto di pensiero, un concetto, un noema in senso lato, ciò che è oggetto di percezione è un aistema. Su episteme è interessante perché nel secondo capitolo c'è un passo in cui si parla di aistesis ca episteme, dove episteme non indica la conoscenza stabile, quindi la conoscenza dei sensibili, ma indica appunto quel gnorizein, cioè conoscere, avere consapevolezza di un qualsiasi cosa, insomma, che sia un oggetto percepito, che sia i principi primi della scienza, che sia le forme separate e così via. Quindi per questo non sono riuscito a individuare in questo trattato una noità non astrattivi. Se poi esistono in Aristotele in generale, non lo so, non mi è molto chiaro il rapporto, ad esempio, tra De Anima 3.5 e De Anima 3.6. Secondo Alessandro, che legge questo rapporto in maniera positiva, ci sono noità non astrattivi. Poi Alessandro De Afrodisia del De Intellectu, non del suo De Anima, del suo trattato sull'anima, appunto uno che probabilmente non era nemmeno Alessandro, ma è un altro autore che recepisce la noetica aristotelica in maniera più intellegibile. E quindi sì, io tenderei a distinguere questi tre verbi, queste tre capacità, Theorein, Noein, Aistanestai e Mnemonewin, e quando appunto l'oggetto di considerazione diventa il fantasma in quanto pensato, in quanto copia di una percezione o di un qualcosa che si è pensato nel passato, lì appunto si ha memoria. Quando l'oggetto di questo considerare è un noeton astrattivo o non astrattivo, siamo in presenza del pensare in quanto tale. E in questo caso Aristotele sta mostrando come si può considerare un noeton in quanto tale con l'immagine del triangolo, che porta però con sé dei caratteri sensibili, anche se si tratta di una sensazione diversa da quella, insomma, ordinaria, perché sono grandezze non effettive, sono grandezze che ci servono soltanto per ragionare. Quindi secondo me qui ancora siamo a un livello prima del pensare in quanto tale, del Theorein di Etica Nicomachea 10, ecco, diciamo. Quindi concordo con te alla fine dei conti. Grazie a tutti voi.